ho incontrati tranne Conte. Conte mi sono ispirato a una derivazione di Totò perché gli ho dato appunto un'area, diciamo nel modo di fare, che somigliava a quella versione di Montesano quando faceva il verso a Totò del Signore Sinace, che è un film famoso. Ecco, Montesano aveva fatto il barone, però aveva questo genere un po' così da barone. Lui è un conte, diciamo. Allora gli ho visto dentro un po' il tono di voce, un po' quelle movenze di quando Totò si atteggiava a fare, insomma, diciamo il VIP, ecco, oppure il blasonato. Per il Papa, essendo un po' anziano così, ci ho messo un po' delle cose di mio nonno perché gli somiglio un po'. Truccato da Papa somiglia un po' a mio nonno, un po' qualcosa che anche lui ha, secondo me, perché io faccio i raffronti fra quelli che conosco anche. E Mattarella no, non l'ho mai conosciuto, però mi sembra di aver capito alcune cose psicologiche di quando parla, cioè lui affretta le frasi che gli risultano difficili da pronunciare, un piccolo, diciamo, segreto. Intanto è molto distintiva la trasfigurazione, se viene viene, se no c'è niente da fare. Grazie al cielo ne sono venute tante. Al di là del filmato, dei lineamenti che disegno, poi mi metto d'accordo con la mia truccatrice Mariangela, con cui facciamo proprio il trucco speciale, tantissime volte faccio un'operazione che fanno tanti, l'ha fatta anche Verdone ai tempi di alcuni suoi personaggi, di andare a vedere qual è quel personaggio, in questo caso che io conosco, che somiglia di personalità a quello che dovrò imitare. Se io metto tutto ciò che so dell'animo di quel personaggio un po' dentro quello che farò, in genere indovino la personalità anche è capitato con Maroni, quando feci Maroni ho fatto una trasposizione esatta di un mio amico dentro di lui ed è venuto proprio, e tutti mi hanno detto ah, Maroni è proprio così, però i Maroni non lo conoscevo. Ce ne sono tanti, naturalmente non posso negare che Valentino non sia stato il personaggio che ha fatto più ridere, no? Il pubblico, però se devo dire del mio gusto, quando ho fatto Gino Paoli per me ho toccato il top, perché insomma amo i cantautori, a parte che amo anche Lucio Dalla, ma in TV non l'ho mai fatto, lo faccio solo in teatro e quello è un amore sviscerato, però poter far ridere con un personaggio come Gino Paoli, che è fatto di tanti silenzi, è stata una bella scommessa, poi era molto bello il trucco. Ma senza trucco? Ma io non credo di poter parlare di queste cose, non vorrei approfondire troppo. Io ho sempre amato il trasformismo teatrale in generale come forma d'arte, così, però se devo dargli una valenza così che va un po' al di là, mi fa piacere essere truccato, ma come una cosa dichiarata, nel senso è un camuffamento, ma si sa che lo è. Ecco, quindi attraverso l'uso di una maschera si possono dire tante verità, però partendo dal fatto che è chiaro che si è mascherati. Un po' sì, però a dire la verità ci convivo da tutta la vita, sono 38 anni di attività, quindi ne ho fatti io 300, per me è un modo di vivere. Ma mi piace tanto il riso, devo dire come gusto le melanzane alla parmigiana, però fanno un po' ingrassare. Io non cucino tanto bene, a dire la verità. Ai miei figli faccio, mi dispiace per i tonni dirlo, però gli faccio la pasta col tonno, ci metto il tonno, il limone, l'olio e faccio questa pasta.